a Gianluca Bosisio, direttore generale di Banca Popolare. Domandiamo, a seguito della indagine McKinsey sulla B2 e su tutti, diciamo, i temi che sono stati trattati, alcuni mi hanno messo un po' paura, come la pressione di marcia, ci sarà però un altro tema molto importante che a lei faceva molto piacere trattare, che è quello della, dei costi e della trasparenza dei costi, che forse viene sottovalutato, non è stato compreso da gli altri. Bene, sicuramente l'indagine di McKinsey, l'indagine fatta molto bene in dettaglio, evidenzia un ipotetico calo di margine del 5%. Beh, però mi lasci riconoscere di dire, no? Cioè, se lo vedo anche fuori da queste entità finanziarie, un po' nel contesto magari industriale tipico, avere una contrazione ipotetica di margine del 5% in un mercato di crescita del 70-80%, come è stato evidenziato dallo studio di McKinsey, no? Che sarebbe i territori delle banche che oggi non sono assistite a livello di consulenza vera, beh, devo dire che c'è più di ottimismo, no? Cioè, quindi ci posiziona già in un contesto molto, molto favorevole al mercato. Quindi sì, sicuramente può esserci una contrazione, anche però bisogna tener conto che non è un mestiere che nasce come chi ha sempre fatto in maniera professionale questa attività. Il fatto di negoziare con le varie controparti quello che è il giusto prezzo rispetto al valore che viene erogato è un'attività corrente, no? Quindi non mi aspetto delle grandi rivoluzioni. Sempre però, ritorno un po' al tema dei costi, ci sia una completa trasparenza fin da subito nei confronti del cliente, quindi ti chiede di relazionare con molto dettaglio il cliente nella prima della sottoscrizione di un prodotto, ecco, questa venga fatta con una grande trasparenza e quindi fiducia nella relazione col cliente, senza allungarne nei tempi, senza manipolare magari le informazioni, ma essere veramente trasparente come chiede la normativa. Questo è un qualcosa che a livello di mercato in senso lato dobbiamo dare al cliente, perché il cliente deve avere questo tipo di relazione. Ecco, è evidente che questa cosa può dare fastidio. Beh, se non hai mai relazionato col cliente, quindi non hai dato degli strumenti, delle possibilità di relazionarsi con il consulente in merito a quanto è stato il suo versato e quanto oggi effettivamente è il suo controvalore, può essere un problema. Però Banca Mediolanum, no, cioè, ha sempre fatto un momento di relazione con il suo cliente, tanto è vero che i clienti hanno una piattaforma online dove tutti i giorni possono vedere quanto hanno versato e quanto è il loro controllo. Un consiglio ai consulenti finanziari per mantenere il loro livello attuale di guadagno? Allora, è un insieme di fattori, nel senso che sicuramente per enfatizzare la consulenza bisogna che questa consulenza sia legata a fattori veri, no? Che quindi vanno dalla gestione del bisogno del cliente e si possa ridurre notevolmente quelli che sono invece gli aspetti amministrativi. Un'indagine fatta in mercato si parla di una percentuale dal 40-50% di quelli che sono fatto 100 il tempo a disposizione del consulente finanziario svolti per adempimenti burocratici amministrativi. Ecco, gli investimenti fatti negli anni nel tema della digitalizzazione, che non vuol dire io la sostituisco con la carta, ma in realtà ti cambio il processo e io dalla sede faccio dei lavori a basso valore aggiunto per tuo conto, dà la possibilità al consulente finanziario, nel nostro family bank, di aumentare la quota parte di clienti in gestione, soprattutto quelli che sono i patrimoni, no, che portano poi i clienti. Quindi è un insieme di cose, sicuramente dovrà evolversi il tipo di relazione di consulenza, e per quello che noi abbiamo fatto anche molti anni fa la prima, no, corporate university, perché investiamo tantissimo nella formazione, che è il primo passo per davvero. Grazie dottor Bosisio. Grazie a voi.